55 a canestro, nostro tradizionale appuntamento del martedì, rete 55, ce l'abbiamo fatta, un campionato è partito, oltre alla Serie A, adesso si gioca anche in Serie A2. Si gioca una parola grossa, nel senso che non è che tutte le squadre siano proprio scese in campo, però ci accontentiamo, abbiamo dei risultati. Anzi, aggiungo, addirittura al prossimo fine settimana inizierà la Serie B. Non è la Serie B che abbiamo presentato, è una Serie B diversa, quella di cui abbiamo iniziato a parlare settimana scorsa con Max Bardotti di Bernareggio. Per la Serie C ancora nessuna notizia ufficiale, solo voci e nemmeno tanto confortanti. Questa sera ne parliamo con Thomas Valentino, presidente di Gallarate. Ciao Thomas. Ciao, buonasera a tutti. Ecco, ho detto, dovrebbe iniziare la Serie B, sì, va bene, nel fine settimana. Sono passati da 4 gironi a 8, così, per gradire, per non farci mancare nulla, abbiamo diviso ulteriormente. C'è un leggerissimo pastrocchio, tipo che mi è caduto l'occhio, sul girone delle Marche, per dire, giocano tutti nelle Marche, vanno in auto, in autobus, e poi dopo ci sono 4 lombarde e 4 siciliane nello stesso girone. Va bene, anche questa è la Serie B. A te non ti chiedo esplicitamente di questo, ma la ripartenza ai tempi del Covid, com'è che si organizza? Siamo praticamente impossibilitati, non ci sono date, non ci sono campionati, non ci sono giocatori, non c'è niente. Ma la nostra ripartenza, se vogliamo calcolare, se vogliamo fare avere un'idea per quanto riguarda la C o per quanto riguarda anche le altre serie, compresa la B, per carità, è un ripartire sulle basi dell'entusiasmo e basta, ormai non puoi più pianificare nulla. Io penso che il 99.9 delle società abbia messo, diciamo, in budget un anno perso. Un anno perso tecnicamente parlando, un anno perso economicamente con gli sponsor. Non penso ci sia nessun presidente, nessun direttore generale, nessun anche giocatore che possa dire quest'anno quando ripartiremo, ripartiamo perché il mio obiettivo è. Oggi è un obiettivo è tirare fino a giugno, non sto scherzando, ma nella massima speranza del fattore vaccino, nel fattore svegliatemi da un incubo e nel fattore che quando arriveremo a giugno ripartiremo tutti con l'entusiasmo di dire a settembre si inizia un campionato normale perché siamo tornati normali. Tutto quello che stiamo vivendo adesso è paranormale. Ho rilasciato un'intervista anche per quanto riguarda la Serie A dove cercavo di difendere un attimino i giocatori di Palvarese, perché vederli giocare in campo così è surreale, non è pallacanestro. Ecco, dopo parliamo anche della Serie A, rimaniamo un attimo in C-Gold. All'inizio dell'anno, quando io per primo pensavo, un po' tutti pensavamo, che quantomeno si potesse sperare in un inizio del campionato, avevamo un po' presentato quello che sarebbero stati i gironi della C-Gold. 3 gironi, 2 da 10, uno da 9, in particolare il girone A con tante squadre della zona, quindi tutte le varesine, più Mortara, diciamo un po' più distante, le altomilanesi, poi il girone B con le squadre di Milano, della Brianza e della vicina Bergamasca, infine il girone C, quello estremo, quello ad est, con tutte le altre squadre, Cremona, provincia di Cremona, di Brescia, insomma, le più esterne e anche più lontane da dove ci troviamo. Questa sarebbe dovuta essere la Serie C Gold, poi con un eventuale girone ad orologio. Doveva partire a fine ottobre, doveva partire, non è partita. Impossibile questo, perché è arrivata la seconda ondata. Non solo non è partita la stagione, ma non sono partiti manco gli allenamenti, perché di fatto le squadre si sono allenate un mese e mezzo, poi sembrava ci potesse essere la possibilità di fare in solitaria, neanche quella. Hanno detto ne riparliamo a dicembre, poi è diventato ne riparliamo a gennaio, adesso se tutto va bene forse per fine febbraio si potrà tornare a giocare a basket, diciamo a inizio febbraio gli allenamenti, fine febbraio le partite. La verità è che con la terza ondata è capace che si diamo come data a fine febbraio, poi arriva la terza ondata e succede come a fine ottobre, non si gioca. Questo è un po' il riepilogo, un po' per aggiornare i nostri spettatori. Thomas, se tu dovessi darmi delle percentuali, si gioca a fine febbraio, quale percentuale? Non si gioca tutto l'anno, quale percentuale? Per me non si gioca tutto l'anno, punto, te lo posso garantire, perché non c'è sistema, il sistema non sta reggendo, le società sono state completamente abbandonate a loro stesse, compresi anche i club più piazzati, parlo di struttura come noi magari o altre società di C-Gold, per carità, però io parlo della mia società. Io devo solo ringraziare questo nostro gruppo fortissimo di dirigenza,
che ha saputo gestire perfettamente questa crisi inventandosi l'acqua calda. Il 90% delle società del Varesotto, oltre a che avere strutture inesistenti o società che ha sempre campato, per esempio, sul mini basket o su delle piccole entrature, oggi sono completamente capottate. Non lo dicono perché non gli viene data parola, però ti posso garantire che se tu leggi le 20 squadre di 16 Silver, io penso che domani mattina potrebbero essere attrezzate in 5 per ripartire. In 5 Gold è la stessa cosa. Secondo me non parte perché con questa, tra l'altro, possibilità data solo per pur parler di poter abdicare nel caso si dovesse riniziare, solo questa speranza ha portato e quindi evitare una retrocessione oppure una riapertura a costi, diciamo che ha bloccato completamente la voglia di tantissime società di ripartire. Quindi, come ti ho detto prima, si tirerà fino a giugno e basta. Non ci sono le basi, è inutile che stiamo qui. Io sono sempre, mi conosci, la persona più positiva, felice, allegra e anche cazzara che tu possa mai avuto in trasmissione, potuto avere in trasmissione. Beh, Però ho quando avuto ti anche dico le Matteo cose come Parietti, quindi. stanno, Ho eh? avuto anche Matteo Parietti, dico, quindi insomma, un po' te la Anche gioco. Parietti, per carità, vabbè, ma lì tocchiamo sfere veramente da X-Files. Però ti dico, io secondo me non ci sono le basi per poter ripartire. Poi siamo tutti qui a essere negativi, per cui se poi si dovesse partire saremmo tutti pronti a far festa, ma è troppo una cosa. L'ammazzata l'abbiamo avuto l'anno scorso. Il fatto di aver dovuto correre a riparare ai danni di una non organizzazione di Lega e di Federazione, abbiamo provato noi privatamente a ripartire. E a settembre ci siamo trovati di nuovo questo schiaffo. Effettivamente non puoi più, cioè sei morto. Eh sì, perché poi i campionati non ripartono, e se non dovessero ripartire non sarebbe solamente una questione sanitaria, ma anche una questione economica, nel senso che tante società hanno già superato a malapena lo scoglio dell'anno scorso. Tante quest'anno a ottobre hanno provato a rimettersi in moto per il campionato già con un po' di dubbi se farcelo o meno, e tante se si dovesse arrivare a marzo. Difficilmente credo che potrebbero reperire anche solo i fondi per provarci, perché poi di fatto comunque si tratta anche di una questione di costi. Costa fare un campionato come la C-Gold, non è semplice. A proposito di protocolli e non protocolli, anche questo non è ancora stato specificato, nel senso che si è rimasto tutto come a settembre. Situazione epidemiologica completamente diversa. Se si dovesse ripartire, sicuramente andrà stilato un nuovo protocollo, perché io penso una squadra che dovesse avere anche un solo positivo per Covid, ma in Serie C Gold. Questo ragazzo il 90% o studia o lavora. Quindi è anche difficile poi trovare, coniugare l'attività sportiva con studio-lavoro e Covid, devo stare chiuso in casa 15 giorni, non sarà semplicissimo. Ma Protocollo, come si fa? mi permetto di interromperti solo per dirti che, ripeto, mi vedi troppo serio, ma mi ci hanno fatto diventare così serio, nel senso che abbiamo veramente studiato il caso Covid per quanto riguarda le minors nei migliori dei dettagli, cioè siamo andati proprio a scovare tutte le sfaccettature per eventualmente trovare quella formula che potesse far lasciare in equilibrio il campionato o comunque un'attività sportiva e non c'è, perché quello che poi tra l'altro tu e gli spettatori, quindi ti ringrazio anche di darmi parola in questa trasmissione, spero di passare un messaggio che venga recepito da chi sta in alto veramente, è che senza un aiuto concreto sono proprio quelle persone che hanno una vita propria, qua non si sta parlando di professionismo, quindi la paura da parte di un dirigente che deve portare avanti un'azienda o deve portare avanti una famiglia col proprio lavoro, incomincia ad avere delle defezioni sugli accompagnatori, i secondi allenatori, c'è tutta gente che dice perdonatemi, ma io non vado nella gabbia del leone perché mi sbrana, cioè andare in una palestra oggi è il posto proprio più diretto per andare a, non dico prendere il Covid, però almeno ad alzare le tue percentuali all'80% per poter rischiare di prendertelo. Quindi noi, le defezioni che stiamo avendo, non sono di giocatori, ma sono di tutto lo staff attorno che fa andare una società. Quindi
Quindi se tu non hai gli accompagnatori, se tu non hai un numero adeguato di medico, il medico addetto, le persone al tavolo, per esempio, per poter portare avanti le partite casalinghe, le persone al tavolo delle statistiche, per poter far sì che le regole vengano rispettate, che dà la C-Gold, tu non puoi aprire. E questo è quello che sto dicendo, quello che non capiscono dall'alto è che non è apri o chiudi un campionato, ma permettere che attorno, dopo tutto questo terrorismo che le televisioni hanno pompato, trovami tu quei 10-15 genitori che hanno un'attività abili a poter tornare a dire sì, vengo io in palestra a farvi il tavolo, ma se ne stanno a 60 km da una palestra perché dicono sono mica scemo da andare a prendermi, da andiamo a cercare rogni. Cioè, siamo arrivati a questo punto, capite? Questo è anche riflesso un po' con le iscrizioni nel mini basket. Sappiamo che tantissime società hanno dimezzato, magari non dimezzato, però in tantissime hanno perso iscrizioni dei bambini, perché di fatto i genitori dicono: vabbè, già a scuola stanno seduti fermi immobili con la mascherina, a basket come fai a tenerli distanti l'uno dall'altro? Si rischia. La testimonianza è data anche dal fatto che in quelle squadre dove lo prende uno, raramente rimane uno il caso di Covid. Penso alla serie B di basket maschile, tanto per fare degli esempi, dove ce n'era uno, poco dopo ce n'era 10, perché è impossibile di fatto condividere lo spogliatoio ed evitare una malattia che è una pandemia, nel senso che ha preso tutto il mondo. Ti tengo per, guarda, poi arriviamo fino alla Serie A, do i gironi della serie B, perché in teoria il campionato nel fine settimana inizia, più in pratica che in teoria ce la dovrebbero fare, loro hanno anche qui dei protocolli più autostabiliti che non magari imposti dall'alto, però di fatto tamponi veloci e tutti in campo. Come? Ne avevamo detto 4 gironi da 16 squadre, sono diventati 8 gironi da 8 squadre, va bene uguale, tanto per citare quelle nelle vicinanze, il girone B1, quello che viene denominato B1, Agrigento, Palermo, Ragusa, Torrenova, sono 4 squadre siciliane con Bernareggio, Bologna, Crema e San Giorgese. Questo è un girone praticamente estratto a sorte. O più semplicemente hanno chiesto a 4 squadre, cioè, ce ne sono 4 che se la sentono di fare 4 trasferte in Sicilia e le hanno trovate a quanto pare. Girone B2, tutto quanto questo, in questo caso, tutto quanto di zona, Cremona, Ferenzuola, Olginate, Pavia, Piacenza, Piadena, Varese e Vigevano. Un po' più mischiato anche questo qua rispetto magari ad altri gironi della Serie B, ma su per giù in zona. Ecco, se ti avessero detto Gallarate è promossa in Serie B, girone 4 siciliane e 4, una in Lombardia, una in Emilia-Romagna, tu ritiravi la squadra. Oppure me ne andavo direttamente in Sicilia e aspettavo che la squadra Stavi arrivasse. là, perché a me sembra una situazione assurda. È vero, Follia. per le siciliane è molto più comodo. Il problema è che devi mandarne 4 dalla Lombardia, da Bologna, da dov'è, a giocare in Sicilia. Una di queste, peraltro, è proprio Bernareggio, ne abbiamo parlato settimana scorsa. Max Bardotti ha detto disponibilissimi. Ecco, quello è lo spirito delle squadre, sempre disponibilità. In A2 è iniziato il campionato. Bene, abbiamo un po' di squadre lombarde, in quanto hanno giocato pochissime, perché Urania rinviata per Covid, qualche caso in squadra, quindi non si è giocato. Treviglio e Bergamo rinviata per convocazioni nelle nazionali. Come sapete, se si ha un giocatore convocato si può chiedere il rinvio della partita. Così è stato per la convocazione di Rei Pullazzi con l'Albania. E Orzi Nuovi ha perso di 2 con Piacenza. Questa è la Serie A2, iniziata, prima giornata di campionato, vedremo come si evolverà nelle prossime. Arriviamo invece alla Serie A1. Varese, qui Thomas Valentino, ormai collabora da quasi un anno, no? O su per giù, insomma, mezzo mezzo anno, diciamo. Si è Varese, convocato, proprio l'anno sì, l'hai preciso. scelto giusto. Cioè, quest'anno cosa fa? Nel 2020 cosa faccio? Ma mi butto dentro a collaborare con la squadra di Serie A in piena pandemia. Però 2 vittorie consecutive, dai, è vero. Una con Roma, non proprio un avversario di altissimo livello, però l'ultima è importante, Trento. Anzi. Guarda, io penso sempre che, allora, noi siamo felicissimi. Ho avuto modo di poter scaricare un po' di nervosismo mio, perché tu mi conosci, sai che non le mando a dire. E dopo la partita contro Roma ho visto la squadra attaccata da ogni dove da parte di tifosi, o che ci sta, perché il tifoso può dire quello che vuole, però quello che non ci sta è, perdonami la parola, cagare fuori dal vaso.
gente che si aspettava da Varese qualcosa in più di quella che sta facendo, o è folle, o forse si ricorda che esistono anni come quelli degli indimenticabili sempre, solo perché è arrivato a scuola uno dice almeno devo andare. Poi la risposta a questo tipo di atteggiamento e di approccio te la sta dando la Fortitudo, che con tutta una rosa che se la leggi una per una sembra impossibile che possa essere non tra le prime tre, la vedi lì in fondo e che non sembra reagire. Varese ha fatto quello che doveva fare. È chiaro che quando tu ti trovi poi a fare uno sforzo in più, come abbiamo fatto, andando a prendere un giocatore che era un crack, veramente, io l'ho visto anche in allenamento, era devastante. Fare quello che fa, cioè se succede una roba di quella ti dico alzi le mani e dici basta, cioè veramente devi avere qualcosa che proprio non ti gira, perché Jones 30 era il... secondi, 30 secondi è durata l'esperienza di Jones a Varese. sì, ma ti ripeto, sono quelle cose che ci stanno nel basket, cioè chi fa sport da una vita ormai non si stupisce più. E mi ricordo che eravamo praticamente con Modesti sotto agli spogliatoi e con Conti che è uscito e fa, cioè l'abbiamo visto proprio, perché poi può entrare sempre solo lui, e quando è uscito dallo spogliatoio non ha fatto i classici commenti da... sembrava quasi anche sereno, cioè proprio come per dire contro la sfiga non puoi fare niente. Peraltro, in un campionato questo, prima parlavi un po' di risultati strani da aspettarsi anche nelle altre categorie, nel senso che i livelli vengono un po' rimescolati dal Covid, dalla preparazione, dalla compattezza del gruppo. La Serie A sta rispondendo a questo. Ci sono squadre che vincono sempre, come ad esempio potrebbe essere Brindisi, squadre come la Fortitudo Bologna, che potrebbero essere all'altezza di Brindisi come roster, che non vincono mai. Squadre come Varese, che sembravano in piena crisi, poi ne vincono due di fila. Uguale Cantù, magari in crisi economica, insomma, squadra magari non allestita come quando faceva l'Eurolega, però vince partite come quella di ieri contro Roma. È un campionato strano, c'è una sola certezza: Milano vince tutte le partite. E finora le ha vinte tutte, in mezzo alle difficoltà, Covid, non Covid, Eurolega, non Eurolega. Squadra molto più completa delle altre, che sembra competere ad un livello diverso per ora. Milano è di un altro pianeta, Milano è proprio una squadra europea, ha fatto un investimento importante e ha 5 italiani che può permettersi, come ieri, di farli giocare 25 minuti. cioè io ho visto un quintetto tipo Moraschini, cioè il quintetto che gli dico io, le statistiche, se tu prendi i minuti di Moretti, Moraschini, Biliga, Datome Cinciarini. e Cinciarini, che potrebbero essere un quintetto da scudetto se si impegnano, eppure a Milano vengono magari adoperati 2 o 3 minuti. Milano ha 2 squadre, quindi è giusto che sia dov'è. Penso che l'obiettivo di Milano, con tutto rispetto, non è il campionato italiano. E dopo tanti anni, con un allenatore con un bagaglio che non si può discutere. Penso che per la prima volta stia finalmente mirando a qualcosa di diverso, che è l'Eurolega, quindi giusto che abbia fatto così. Mi riallaccio a quello che mi hai detto tu di Varese, ti dico, io vorrei spezzare un'arancia più che un'arancia. Ragazzi, per una squadra come Varese, aver fuori De Vico e Ferro, il capitano, è devastante. Cioè, quello che la gente non capisce è che noi non abbiamo, non 2 giocatori, noi non abbiamo in teoria i giocatori. Perché questi nella rotazione di una squadra come Varese, oltre che essere uno da quintetto e l'altro eventualmente il cambio, non hai più panchina. Questo la gente non lo capisce. Forse anche perché non si riesce ad andare al palazzetto. Io lo dico sempre, dal palazzetto, dalle tribune, le cose si vedono diversamente, perché vedi i giocatori impegnarsi allo strenuo. Poi alzi la testa e dici, metti quello in panchina, guardi, non c'è nessuno in panchina. Tra infortuni e tutto, è proprio una situazione molto molto particolare, un campionato molto molto particolare. Speriamo che possa essere, e lo dico con tutta sincerità, un campionato particolare anche in C-Gold, perché vuol dire che così iniziamo. Inizia il Vabbè, guarda, campionato. io me lo auguro, come ti ho detto prima, ho voluto essere super negativo, però solo per avere una mia piccola scommessa con Tagliano dobbiamo iniziare. Se io e Tagliano non litighiamo tutto l'anno, ci portiamo sfiga da soli.
Va bene, allora sfida Gallarate Legnano, poi ci mettiamo anche Busto e Saronno. Abbiamo fatto il quadrilatero qua della moda, non della moda, del basket minors, del basket di Cicò. Speriamo di Sì. poterne parlare prossimamente. Che tra l'altro, scusami, ma se non dovesse partire l'orologio, eccetera, che si trovasse una formula decente per il nostro girone, perché il nostro girone è Andiamo talmente di ferro. in bicicletta, qual è il problema? Così, ecologia, monopattino anzi, va che già sono in sconto, va bene? Ringraziamo Thomas Valentino per essere stato con noi, piacere chiacchierata, ciao Thomas. Grazie ragazzi, una buona giornata. Noi ci vediamo tutti invece settimana prossima, martedì inizia la Serie B, le nostre squadre vanno in campo, state con noi perché su 55 a canestro tutti i risultati del basket lombardo.